eccezionale per me, un 2009 da incorniciare. Uno perché è arrivata la salvezza che tutti volevamo, perché l'anno scorso ho concluso l'annata in maniera più che positiva a livello personale, perché sono diventato capitano di questa squadra, perché facciamo il centenario in Serie A. Perché le cose in questo momento dell'anno, nella prima parte dell'anno, comunque ci siamo mantenuti su quello che ci eravamo promessi, nel senso stare al di fuori il più possibile dalla zona calda, stare al di sopra, cercare di fare un campionato migliore. Abbiamo cambiato tanto, purtroppo abbiamo cambiato anche allenatore, questa è una nota negativa, però alla fine comunque stiamo riuscendo nel progetto, stiamo andando avanti, stiamo crescendo come squadra, c'è cioè un progetto diverso. Sicuramente c'è qualcuno che sta giocando di meno e che ha voglia di andare a giocare. La società valuterà quello che, se c'è la reale, penso, la reale possibilità, però io penso che gli uomini importanti di questa squadra che hanno giocato con continuità fino a questo momento, non penso che la società se ne può privare, anche perché non penso che l'allenatore ne sia molto contento, no? Io se rimaniamo così sono contentissimo. Cioè, sì, non va via nessuno, rimaniamo così. Cioè, questo è il pensiero mio, per me. Se rimaniamo così fino a giugno, per me siamo una squadra che si può salvare tranquillamente e non abbiamo bisogno di nessun altro, perché siamo completi. Anzi, ci stanno giocatori che con tantissime presenze da protagonisti in Serie A, Viggiani, Tedesco, che in questo momento vengono usati di meno. Dunque, se vai a vedere, cioè, sono giocatori che per altre squadre farebbero no con di più. In questa squadra in questo momento stanno giocando meno perché altri giocatori stanno facendo bene. Poi con l'inserimento di Modingai che all'inizio c'è fuori Mingazzini, c'è fuori Moras, cioè abbiamo una squadra che secondo me appia, cioè Osvaldo sta giocando di meno, cioè gente che farebbe comodo a qualsiasi altra squadra che lotta con noi per non retrocedere. Dunque se noi rimaniamo così fino a fine anno e ci sarà spazio per tutti, questo sono convinto perché poi lo sta dimostrando il campo, lo dimostra. Adesso andiamo avanti con questo modulo, magari fra 4 settimane ci rendiamo, non lo so, non perché cambiamo, perché magari ci rendiamo conto che sarà meglio fare un'altra cosa, oppure avremo più moduli da giocare conoscendoci meglio. Cioè, le situazioni possono variare di settimana in settimana, per me se rimaniamo così io sono contentissimo che non va via nessuno. Leggere di queste richieste per un tuo giocatore fa piacere, soprattutto per il ragazzo perché è molto serio, si allena molto seriamente e si fa trovare pronto, è cresciuto molto qui da noi. Che viene rivalutato il lavoro di un direttore sportivo che era tanto denigrato e poi comunque alla fine, vedi, tirar fuori un giocatore come Brito, averlo pescato e comunque aver dimostrato che può giocare in Serie A e comunque a richieste da altre società importanti, comunque è importante, vuol dire che si lavora in maniera seria. Ci si aspetta molto da me, però io so che non mi metto a paragone con l'anno scorso perché sto facendo un ruolo diverso, perché sto giocando in maniera diversa, come l'abbiamo detto tante volte, comunque non è un paragone che si può fare. Io cerco di migliorare il mio gioco, sicuramente che lo devo migliorare, come dicevo l'altra volta, per essere più incisivo con questo modulo, però onestamente lo faccio molto volentieri perché, ti ripeto, mi rendo conto che la squadra ne trova giovamento, abbiamo più possibilità di vincere, dunque per me va bene così. Questo per dire L'importante per me, scusami, l'importante per me è esserci, nel senso avere l'opportunità, arrivare lì in porta, crearmi l'opportunità, tirare in porta, essere pericoloso, sbagliare. L'anno scorso come toccava palla andava dentro, quest'anno c'è meno precisione, però l'importante è essere sempre un punto di riferimento là davanti, con tutto il lavoro che c'è dietro, di rincorsa, di copertura e tutto quanto. Questo, non ho perso quello e quello sono contento, nel senso nel lavoro generale sono contento che comunque anche lavorando di più e in maniera diversa, comunque le mie opportunità durante l'arco della partita mi capitano. Dunque la domenica sto meglio faccio gol, ma la domenica che ho lavorato di più o che magari sto meno bene non lo faccio, però l'importante è essere pericoloso. Se faremo bene questo mese e ti può dare punti importanti per fare un certo tipo di campionato, comunque al di sopra della zona calda. E dovremmo essere bravi. Lo scudetto lo vince L'Inter. la Champions, La Champions, il Chelsea. mondiali, Ma perché le squadre sono sempre quelle? Io vedo molto bene l'Inghilterra. sportivo mondiale 2009 secondo te? Sportivo del gossip. Valentino Rossi, la continuità di Valentino Rossi per me è qualcosa di. Buon anno, grazie. Grazie, buon anno a tutti, ci vediamo l'anno nuovo. Ciao.